freddo nelle aule ad Acireale nel comprensorio. I genitori lamentano disagi per i figli, ma non mancano altre problematiche. Emergenza sisma, riunione straordinaria ieri sera da Ci Sant'Antonio e non mancano le frizioni tra maggioranza e opposizione. Prosegue il nostro reportage nelle zone terremotate, Appennisi, frazione di Acireale, danni ingenti, gli abitanti si sentono abbandonati. Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione di TG Reporter, le altre notizie che trattiamo all'interno di questa edizione. Crocifisso missionario consegnato dal Vescovo Raspanti ad Acireale ai 10 volontari laici in procinto di partire per la Guinea-Bissau. Un'esperienza questa che ha radici lontane. Poi parleremo del caso Loris, ovvero del convegno dibattito che si è tenuto al Palazzo di Città, che ha affrontato temi di giustizia e anche della violenza tra le mura domestiche. In primo piano però apriamo parlando delle scuole, attività scolastica da Acireale nel comprensorio che deve fare i conti con il freddo e con la mancanza per appunto di riscaldamenti. Post sisma a Zafferani invece con ritorno in classe per gli alunni. Ritorno in classe gelato dopo le vacanze per molti alunni, con gli istituti impreparati a fronteggiare questa eventualità, non certo remota, vista la stagione che solitamente vede i mesi di gennaio e febbraio come i più freddi. In tutta la provincia è tutto un susseguirsi di problemi evidenziati dai genitori. La mappa dei disagi inizia da Acireale con riferimento all'istituto comprensivo Galileo Galilei, per poi interessare altri plessi come Balatelle e la stessa Giuseppe Fanciulli, entrambi di pertinenza del comprensivo Vico Fuccio La Spina. Nella Giuseppe Fanciulli, peraltro, hanno trovato ospitalità il pomeriggio gli allievi della Fuccio La Spina, essendo la sede centrale di via Monetario Floristella dichiarata inagibile a seguito del sisma di Santo Stefano. Alunni così intirizziti dal freddo che seguono le lezioni ben impacuccati con cappotti e sciarpe, a complicare il tutto pure problematiche connesse in alcuni casi alle lampade al neon fuori uso, per cui si è anche nella penombra. Altra situazione di disagio nella vicina Acibona Accorsi per quanto concerne la scuola media allocata nei locali del polivalente. Preoccupazioni sono emerse da più parti in quanto sono state riscontrate le porte chiuse delle uscite di sicurezza. Questione di altro tenore invece questa mattina per quanto riguarda la situazione delle elementari, dove vi è stata eclatante la protesta dei genitori, dopo che ieri, al ritorno in classe dei propri figli, avevano sperato in una rapida soluzione. Le lezioni, a causa del freddo, così sono cominciate in ritardo, con i ragazzi fatti confluire nelle classi vicine all'androne e in quest'ultimo spazio riscaldati da pompe di calore. Tanti genitori, però, vista l'impossibilità di svolgere normalmente le lezioni, hanno preferito riportare a casa i figli. In ogni caso, i tecnici del comune di Acibona Accorsi sono subito intervenuti e sono al lavoro per risolvere il fermo all'impianto dovuto al blocco della caldaia, proprio per il freddo. Assicurato per i prossimi giorni il costante monitoraggio al fine di evitare inconvenienti e improvvisi guasti. Dal freddo ad altre problematiche legate al terremoto, con vacanze prolungate ad Aci Catena per gli studenti della Emanuele Rossi per l'inagibilità parziale dell'edificio in alcune sue parti, come i locali della presidenza, segreteria e corridoio del piano terra e della zona corrispondente del primo piano. Con ordinanza del sindaco Oliveri, la sospensione delle lezioni si avrà fino a domenica. Da Aci Catena a Zafferana, ma in questo caso con una buona notizia, poiché oggi sono ritornati in classe gli studenti delle scuole. Se in ogni caso gli edifici sono stati controllati dopo il terremoto, sarà necessario vedere se il freddo inciderà adesso sul normale andamento delle lezioni. E come si accennava poco fa, attenzione alle scuole anche ad Aci Catena. A tal proposito interviene in materia il portavoce del Movimento 5 Stelle Bartolo Tagliavia. Consultando il sito del Ministero dell'Istruzione scrive: è possibile verificare lo stato degli edifici scolastici in termini di progettazione o di adeguamento sismico. Ciò che ne viene fuori è che di 13 plessi consultati, 8 risultano non essere stati progettati seguendo normative antiche
antisismiche e non sono stati successivamente adeguati. Ciò che preme capire, scrive ancora Tagliavia, è come si opererà all'interno del comune Catenoto al di là dell'imminente emergenza. Ciò che ci preoccupa è la totale mancanza di competenze da parte dell'attuale classe politica catenota, che tarda a dare informazioni chiare su temi così importanti. Era il 21 giugno del 2018, ricorda ancora nella nota Tagliavia, quando con un comunicato l'assessore alla pubblica istruzione Enza Leonardi affermava che su preciso mandato del sindaco Nello Oliveri stava effettuando un giro di ricognizione con i tecnici comunali di tutti gli istituti scolastici per programmare interventi urgenti e di manutenzione straordinaria e ordinaria. A conti fatti, però, nessun reale risultato ottenuto e clamorosi annunci non fa mai seguito una chiara esplicazione dei risultati perseguiti. Data? Adesso l'emergenza attuale e il clima di insicurezza dovuto non solo al verificarsi dell'ultimo evento sismico, ma anche alla non precisata certezza che in un futuro prossimo si possa intervenire celermente per adeguare o migliorare gli edifici scolastici, chiediamo un atto di coraggio al sindaco. Solo lui può decretare la chiusura di una scuola per motivi di sicurezza. Non sono lontani i casi di sindaci che all'inizio dell'anno scolastico 2018-2019 hanno messo in piazza le loro istanze protestando contro il paradosso secondo cui circa l'80% degli edifici scolastici, spesso statali, non è oggi a norma. Scuole al freddo anche a Giarre. Ad intervenire con toni duri lo fa il dirigente del secondo istituto comprensivo, la professoressa Rosaria Stella Cardillo. A Giarre il duro affondo della professoressa Rosaria Stella Cardillo, dirigente del secondo istituto comprensivo, per la mancata attivazione dei riscaldamenti in tre importanti scuole, quali la Materna Cusinei, il plesso elementare di Tre Punti a Giarre Centro, il plesso elementare Alessi di Piazza Ragusa. Il comune corre ai ripari. Per la prima volta in 20 anni di dirigenza, aveva lamentato la dirigente scolastica Cardillo, rivolgo un preciso atto di accusa al comune, che continua pervicacemente ad omettere di intervenire. Non sono più disposta a tollerare critiche e attacchi dei genitori per colpe che non ho. A questo punto per la prima volta scriverò al prefetto, poiché ritengo che debba essere tenuto al corrente di queste omissioni. E ieri mattina in due scuole di Tre Punti, materna ed elementare, niente lezioni. Per iniziativa dei genitori i piccoli alunni sono infatti rimasti a casa. Le novità: il sindaco di Giarre, Angelo Danna, stamane ha effettuato una serie di verifiche e sollecitazioni per risolvere nel più breve tempo possibile le varie problematiche in atto che, come detto, interessano soprattutto il plesso Monsignor Alessi, il plesso elementare e la scuola materna Cusine di Tre Punti. Per quanto riguarda la scuola Monsignor Alessi, già dallo scorso 3 gennaio sono stati avviati i lavori di riparazione della caldaia e del relativo impianto, lavori attualmente in corso d'opera che presto verranno portati a termine. Relativamente agli impianti di riscaldamento dei plessi di Tre Punti, per la scuola elementare a breve sarà attivato l'impianto, in quanto si è in attesa della fornitura di gas metano già richiesta il 18 dicembre. E per quanto riguarda l'impianto del plesso di scuola materna Cusine, l'ufficio tecnico ha già acquisito i preventivi di spesa per la sostituzione della caldaia e si è in attesa dei relativi atti di impegno da parte del dirigente tecnico per l'acquisto e la relativa installazione. Sarà cura dell'amministrazione, conclude il sindaco Danna, ripercorrere i vari passaggi che hanno portato a tale situazione di emergenza e ad adottare ogni iniziativa utile, nella consapevolezza che l'affidabilità dell'ente verso le ditte fornitrici è stata in parte compromessa da decenni di ritardi nei pagamenti delle fatture, culminati in passato in debiti fuori bilancio e oggi aggravati dal dissesto finanziario, oltre agli aspetti prettamente organizzativi. Parliamo d'altro. A Mascali i carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 19 anni, Salvatore Tabuso, del posto in esecuzione di un ordine per l'espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Catania. Il giovane, già condannato dai giudici per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, reato questo commesso a Fiume Freddo in Sicilia nel giugno del 2018, dovrà scontare la pena che gli è stata commissionata, equivalente a 7 mesi e 11 giorni di reclusione. L'arrestato
arrestato sconterà la pena in regime di detenzione domiciliare. E torniamo ad Cicatena, dove il sindaco Nello Oliveri ha nominato il nuovo vice segretario generale, il dottor Giovanni Bella, laureato in economia e commercio e in atto responsabile del settore economico finanziario. Il dottor Bella lavorerà a stretta sinergia con il segretario generale dell'ente, la dottoressa Deborah Maria Casabona. Adesso ci fermiamo per un istante di pausa, a tra poco. Dal 17 febbraio al 5 marzo, Carnevale di Acireale. Regalati un sorriso, acquista l'abbonamento. 6 sfilate con 9 carri allegorici, oltre a grandi spettacoli. Renzo Arbore e l'Orchestra Italiana. Gli Acrobati Sonics, Da Amici, Biondo, Emma Muscat ed altri. E ancora Jerry Calà, The Colors, Bianca Azzei, Cristiano Malgioglio, Giorgio Vanni, i DJ Fernando Proce e Angemi. Costo abbonamento 20 euro. Da diritto a 6 ingressi, non è nominale. Utilizzabile anche da più persone nella stessa giornata. Ingresso singolo giornaliero 5 euro. In vendita presso la Fondazione Carnevale Acireale, senza diritti prevendita. O in tutti i punti Ticket Box Office fino al 31 gennaio. Ottica Grasso presenta lo stile più cool del momento, il tutto tondo in metallo celluloide. Ottica Grasso, le novità sulle collezioni Vista Sole dai brand più di tendenza. Concessionario ufficiale Cartier, centro d'eccellenza Zeiss per il massimo comfort dei vostri occhi. Venite a provare il nuovo Blue Control, il trattamento che protegge i tuoi occhi dalle luci blu. Ad Acireale, Concept Store in Corso Italia 122. Ad Aci Catena, in via Matrice 34. Ottica Grasso, la migliore visione. Sconti fino al 40% su tutte le montature. Vendita soggetta a limitazione. Trova il rimedio naturale al Centro Antichi Tesori della dottoressa Venera Caltabiano, ora nel nuovo locale più ampio in Corso Savoia 1 a Cireale. La dottoressa Caltabiano, nutrizionista da oltre 25 anni, offre la sua professionalità con consulenze gratuite sull'alimentazione e diete personalizzate. Oggi vi offre la possibilità di scoprire attraverso il test del DNA problemi legati ad intolleranze alimentari, stipsi, cefalee, gonfiori addominali, stanchezza, ritenzione, oltre a prevenire tante altre patologie. Centro Antichi Tesori, vasto assortimento di prodotti fitoterapici, erboristici, alimenti e dolci bio. Per chi soffre di dermatiti o allergie della pelle, intimo e abbigliamento bio. Per i bambini, giocattoli in legno e peluche bio. Villa Grazia, due strutture ricettive per anziani dove puoi scegliere di vivere serenamente e spensieratamente. Villa Grazia è a disposizione di tutti quegli anziani autosufficienti e non, che si trovano nella necessità temporanea o definitiva di poter mantenere la loro autonomia all'interno di un contesto di ospitalità, con assistenza continuativa da parte di personale specializzato, in grado di seguirli nello svolgimento della loro vita quotidiana. Villa Grazia, una grande esperienza maturata in tanti anni di attività e consolidata giorno per giorno. A Santa Venerina, via provinciale Linera, per info 345 935 46 64 o 349 775 57 27. www.gruppovillagrazia.it. Plaza Toast ti porta al cinema. Prova il menù Cine Toast, che comprende un toast, una bevanda analcolica e un biglietto d'ingresso per il Margherita Multisala. Da Plaza Toast si è sempre felici di andarci, perché i toast sono dei mega toast doppio gusto, preparati con prodotti selezionati. Pane bianco, pane integrale, pane vegano, pane alle noci, 30 scelte, tra cui lo Sweet Toast, il toast dolce con creme, Nutella, cioccolato bianco, pistacchio, burro di arachidi o confetture. In più, sfiziose insalate e nutrienti estratti, energetici, disintossicanti o rinfrescanti. E novità, toast anche per celiaci. Plaza Toast, aperti a pranzo e a cena in piazza Garibaldi 13-14 ad Acireale. Servizio a domicilio in tutta la città. 345-816-20-22. La nostra moda? Da OVS Kids, ovviamente! Da OVS Kids sono arrivati centinaia di nuovi capi con i colori e i modelli per l'autunno-inverno. Prova da OVS, scopri le grandi promozioni e un assortimento ricchissimo dal corredo 00 ai 14 anni. OVS Kids, moda colore, moda fantasia, moda allegria. Per bambini e ragazzi a cui piace muoversi in libertà, un grande assortimento nel quale sbizzarrirsi. OVS Kids, ad Aci Catena, in via Vittoria Emanuele 14-16. A posto? A posto! A posto!
agosto, i professionisti dell'auto. Metti in sicurezza la tua auto, controllandola dalla A alla Z, da Service Car a posto. Controllo elettrauto, meccanico, carrozzeria, gommista, centro revisioni. Affidati a noi. Per la prima volta ad Acireale, una struttura completa per l'assistenza della tua auto. A posto. Service Car di Riolo, via Salvatore Vigo 45. Per info 095 60 42 69. Scopri gli incentivi e le promozioni in atto. A posto. In tutta Italia, in 1800 centri. A posto. Service Car di Riolo, via Salvatore Vigo 45. Comitato Piazza Porta Gusmana. Devozione, fede e tradizione. Spettacolare calata dell'angelo prima dell'arrivo del Fercolo di San Sebastiano al trionfale ingresso in Piazza Duomo. Comitato per Porta Gusmana. Voglia di fare. Un grazie di cuore agli sponsor e alla città tutta per la grande mano d'aiuto che ci hanno dato per realizzare tutto questo. Viva San Sebastiano! Ben ritrovati. Riunione straordinaria di consiglio ieri sera ad ACI Sant'Antonio per trattare l'emergenza sismica. Non sono mancate polemiche tra maggioranza e opposizione. Sono state 898 le richieste di sopralluoghi, di cui 336 già evase. Il 60% degli immobili controllati risulta parzialmente o totalmente inagibile. Questi i dati con cui il sindaco Santo Caruso ha aperto ieri sera la seduta consiliare, illustrando i provvedimenti adottati o da adottare a seguito del sisma di Santo Stefano. Ricordati nell'occasione i provvedimenti a vantaggio degli sfollati, potrà essere richiesto un contributo di autonoma sistemazione che varierà a seconda del numero dei membri del nucleo familiare. Nel rispetto del decreto legge emanato dal Governo nazionale, che ha riportato nella propria abitazione una inagibilità parziale, potrà ottenere un contributo non superiore a 25.000 euro, con un anticipo di un massimo del 40% della somma spettante. Riflettori accesi poi anche sulla viabilità, compromessa dall'interdizione al traffico di varie strade danneggiate, riflettori sulla pubblica illuminazione e sulla demolizione degli immobili pericolanti. Affrontata anche la chiusura dei 4 edifici scolastici danneggiati dal sisma. Dopo l'approvazione di spesa da parte del commissario straordinario, si provvederà immediatamente al ripristino dei plessi danneggiati. Preferisco aspettare qualche giorno in più, ha infatti detto in aula il sindaco Caruso, ma assicurare la sicurezza dei nostri figli ed evitare lo svolgimento delle lezioni all'interno di tende o in regime di doppi turni. A dividere poi l'aula la discussione sulla mozione presentata dai consiglieri di minoranza che hanno proposto la sospensione della riscossione e del pagamento dei tributi comunali. La mozione ha trovato infatti il voto contrario di tutta la maggioranza, in quanto il regolamento comunale Tari, in caso di inagibilità dell'immobile, prevede il completo esonero del pagamento e non la semplice sospensione. Per quanto riguarda gli altri tributi, il primo cittadino ha inoltre chiarito che il pagamento della tassa IMU sulla seconda casa sarà ridotto del 50% per coloro la cui prima abitazione risulta inagibile. Ha annunciato infine l'apertura di un fondo comunale attraverso il quale potranno essere effettuate donazioni in favore delle famiglie terremotate. Un consiglio assai propositivo, commenta il sindaco Santo Caruso, attraverso il quale abbiamo potuto rendere edotti i consiglieri e i cittadini di quanto fatto finora per fronteggiare l'emergenza. È stata inoltre un'ottima occasione di confronto in cui i consiglieri di maggioranza e di opposizione, continua il sindaco, hanno mostrato sincera sensibilità rinunciando simbolicamente al gettone di presenza. Mi dispiace, conclude Santo Caruso, che alla fine il clima si sia surriscaldato perché qualche giovane consigliere non mostra adeguato rispetto dei colleghi e delle figure istituzionali del sindaco e del presidente del Consiglio.
A dirsi delusa della mancata coesione consiliare in un momento così delicato per i sant'antonesi è la presidente del Consiglio, Lucia Rapisarda. Avevo auspicato coesione per questo civico consesso del quale tutti sentivamo esigenze e per il quale avevamo convenuto in sede di conferenza dei capigruppo la rinuncia al gettone di presenza, ma purtroppo durante la conduzione mi sono vista costretta a riprendere alcuni consiglieri sia di maggioranza che di opposizione che prendevano la parola senza averne fatto richiesta e ostacolando di fatto il corretto svolgimento del dibattito. Peraltro durante uno dei battibecchi un consigliere d'opposizione ha francamente attaccato pesantemente un collega di maggioranza e per questo ho dovuto ulteriormente riprenderlo. Il riferimento è a uno scontro verbale verificatosi tra il consigliere pentastellato Finocchiaro e il consigliere anziano di maggioranza Sorbello. La mia imparzialità è sotto gli occhi di tutti, conclude la presidente Rapisarda, e mi auguro che in futuro tutti gli ostacoli di natura squisitamente verbale e partitica vengano rimossi. Una precisazione, quest'ultima, che previene l'attacco del consigliere pentastellato Finocchiaro, il quale in una nota, riferendosi alla conduzione dei lavori, parla di atteggiamento inaccettabile da parte del presidente, una condotta, a sentire Finocchiaro, che mina alle fondamenta il requisito di imparzialità dell'istituzione di massima garanzia consigliare, che pone forti dubbi sull'adeguatezza della conduzione consigliare. E a dar voce all'intera opposizione oggi lo fa il consigliere Antonio Di Stefano, che dice: purtroppo manifestiamo rammarico per l'esito della votazione dell'atto di indirizzo da noi proposto. Per un momento abbiamo creduto nell'unità del consiglio comunale al di sopra delle divisioni politiche, ma alla fine prendiamo atto che questa maggioranza con il proprio voto contrario non vuol sospendere i tributi locali alle famiglie colpite dal sisma per paura di una minore entrata economica alle casse dell'ente. A nostro avviso un'opportunità loro negata. Per l'occasione abbiamo sottoscritto, continua, e presentato la rinuncia al gettone di presenza. Ci aspettavamo un atto simile anche da parte del sindaco, assessori e presidente del consiglio, ma nessuna proposta di rinuncia o devoluzione della loro indennità di funzione è pervenuta durante i lavori di ieri sera. E per la maggioranza precisare il perché del voto contrario alla mozione presentata dai consiglieri d'opposizione che prevedeva la sospensione dei tributi tari per il 2018, prende la parola il consigliere Salvo Sorbello, che andiamo a sentire. Sicuramente la prima parte del Consiglio è stato molto costruttivo e abbiamo apprezzato anche soprattutto dai banchi della minoranza. Ieri non c'era né opposizione né maggioranza, secondo me, in un Consiglio che vedeva all'ordine del giorno il problema dei terremotati e dell'evento sismico che ha colpito la nostra collettività del 26 dicembre. E, ripeto, abbiamo apprezzato, gli elogi sono stati fatti all'amministrazione, agli assessori, a tutti i tecnici e anche noi consiglieri comunali che ci siamo adoperati per l'immediato, per prestare quantomeno una parola di conforto alle famiglie che sono state sfollate. Purtroppo la seconda parte, ripeto, quando ci siamo visti a votare la mozione presentata dai colleghi di minoranza, purtroppo, ripeto, lì ci siamo trovati un po' in disaccordo, perché la loro mozione prevedeva la sospensione dei tributi per coloro che hanno avuto le case dichiarate inagibili. Il sindaco, dopo un'esaustiva spiegazione fatta prima della mozione, ha invece detto e cercato di far capire a tutti quanti che il nostro regolamento dei tributi, della Tari in particolar modo, all'articolo 4,3 prevede l'esenzione totale per tutti gli immobili che sono stati dichiarati inagibili. Il sindaco ha attivato anche una piattaforma tecnica fra tutte le ordinanze che sono trasmesse all'ufficio tributi in modo da bloccare automaticamente il pagamento dei tributi. Allorché, nonostante le reiterate prese di posizione dei colleghi di minoranza, avevo chiesto anche di sospendere il consiglio, di fare un attimo di ripensarci, di ritirare la mozione, perché c'è una differenza sostanziale fra la sospensione e l'esenzione. Noi non avremmo mai votato una proposta che danneggiava ulteriormente le nostre famiglie sfollate, perché in questo modo non pagheranno tributi dal momento in cui la casa viene dichiarata inagibile fin quando la casa riacquisterà tutti i crismi dell'agibilità. Tutto quel periodo, tutte le famiglie sfollate non pagheranno un centesimo di Tari.
Appello di un cittadino sant'antonese che al momento si trova alloggiato all'hotel Maugeri di Acireale, il quale dovrà sostenere le spese di demolizione della sua casa distrutta dal sisma. A tal proposito abbiamo chiesto delucidazioni al sindaco Caruso. Oltre il danno, la beffa. E questa la sensazione di Massimiliano Leonardi, un cittadino sant'antonese che in pochi secondi, nella notte dello scorso 26 dicembre, ha visto crollare insieme alla sua casa i sacrifici di una vita. Da due settimane oramai, insieme alla sua famiglia, alloggia all'hotel Maugeri di Acireale ed è ansioso di scoprire come si evolverà la sua situazione. La sua casa è stata resa del tutto inagibile dal sisma e, per ragioni di sicurezza, necessita di essere demolita. Non c'è ancora nulla di certo, ma sembrerebbe che debba sostenere lui le spese di demolizione. Io abito in via Collegio Fiandaca, il comune di Sant'Antonio. Casa mia è da abbattere, è completamente distrutta, già abbiamo anche l'ordinanza di demolizione. Noi ci aspettiamo che comunque non verremo lasciati soli come è successo all'Aquila o altre parti d'Italia, che noi sappiamo benissimo quello che succede. Fino ad oggi siamo, diciamo, per quello che ci viene detto, però non in forma cartacea, diciamo così a voce, che le case da abbattere andranno a spese dei privati. Cioè, significa, io che sono rimasto senza casa, come mio padre e come tante altre persone che siamo qua, avendo subito già il danno del terremoto, dovremmo farci carico anche delle spese di abbattimento. Notizie certe, ripeto, nero su bianco non ce l'abbiamo. Abbiamo per quello che fino ad oggi ci viene detto. Domani sicuramente o fra qualche settimana ci verrà comunicato come poterci muovere. Abbiamo bisogno di una autonoma sistemazione perché qui, per quanto ci trattano bene, giustamente con bambini e non si può stare, i bambini devono riprendere la sua vita quotidiana, i bambini devono andare a scuola, chi va a lavorare, e quindi stiamo provvedendo per un'autonoma sistemazione. È uscita l'ordinanza, diciamo, l'istanza per poter far richiedere il contributo, con la speranza che tutto non si fermi nero su bianco e che effettivamente questo contributo ci arrivi, perché già noi siamo pieni di tasse e cose da pagare. Se dovessero dirci che ci danno i soldi e poi non ce li danno, sarebbe ancora un ulteriore danno nei nostri confronti. Leonardi abita a Fiandaca, nel versante di Aci Sant'Antonio più colpita dal terremoto. È in costante contatto con l'amministrazione, ma ha voglia di capire meglio se, oltre ad aver perso la casa, dovrà anche accendere un mutuo per demolirla. E sarebbe davvero un paradosso. Ecco perché abbiamo chiesto delucidazioni al sindaco Santo Caruso. Su questa problematica noi ci stiamo confrontando costantemente col Dipartimento di Protezione Civile e soprattutto col commissario, perché purtroppo in questa prima ordinanza del governo non è prevista la casistica delle demolizioni fatte nei confronti dei cittadini di case che sono in imminente crollo. Il cittadino giustamente teme che questa possibilità venga fatta e venga attuata la procedura a danno, ma io lo voglio rassicurare, perché in questo momento io non farò nessun atto che possa penalizzare i miei cittadini. Quindi sto cercando in tutti i modi di trovare una soluzione che possa sicuramente tutelare la pubblica incolumità, perché è normale che tutte le demolizioni che verranno fatte in funzione di una pubblica incolumità, e soprattutto tutelare chi si trova in grossissimo disagio già, che ha perso la casa e dovrebbe, diciamo, oltre a danno anche la beffa, dovrebbe anche pagare la demolizione fatta in questo momento. Quindi stiamo cercando di trovare la soluzione più consona al momento, e sicuramente noi faremo in modo di cercare di alleviare la difficoltà che ci sono in questo istante. Ci sono tantissime difficoltà e sicuramente quella delle pastoie burocratiche, quelle dobbiamo risolvere noi politici e non i cittadini. Prosegue il nostro reportage nelle zone colpite dal sisma. Oggi siamo stati a Pennisi, frazione di Acireale, dove abbiamo raccolto la testimonianza di una famiglia che chiede che l'attenzione su Pennisi non si plachi.
Non è solo la terra ad aver tremato in quella notte di Santo Stefano, ma gli animi di chi si è svegliato di soprassalto vedendo in pochi secondi la propria vita cambiare. A Pennisi, frazione di Acireale, prevale un silenzio assordante che non si evince solo nelle case chiuse di chi si è spostato in albergo o ha trovato sistemazione altrove, ma anche in chi è rimasto e sta portando via quel che rimane all'interno della propria casa. Come anche oggi sta facendo la famiglia Brischetto, ci fanno entrare all'interno della loro villetta, in via Rigolato, costruita con tanti sacrifici, ma dai sopralluoghi il piano terra è stato dichiarato parzialmente inagibile. Adesso ospiti da parenti non vogliono che l'attenzione su questa frazione scemi e nemmeno su chi è rimasto. Al momento si sentono soli, senza il supporto che i primi giorni hanno invece ricevuto. La voglia di ricominciare c'è, soprattutto perché ad avere subito conseguenze è stata l'economia locale. I disagi praticamente costano nella viabilità, che sta uccidendo in questo momento quella piccola, la microeconomia di un paese che funzionava, perché si veniva a creare quella che era l'arteria che collegava la zona sud, quindi Acireale e tutti i paesi a sud, alla zona nord dell'Etneo, quindi Zafferana e anche altri paesi come Linera, Cosentini e via salendo. Il senso di marcia ieri è stato ripristinato, ringraziando il sindaco che ha accolto questa nostra richiesta di via Bertiolo, e quindi gli abitanti di Pennisi Nord non sono più costretti a fare 10 km come era stato predisposto inizialmente, passando da Linera e quindi da Cosentini. Quindi già non siamo più isolati come prima, però il flusso anche veicolare non c'è più in questo momento, e quindi tutte le attività cominciano a soffrire. D'altronde questo flusso rendeva quella microeconomia alle botteghe, al tabacchino, al chiosco. Chi pensa di non poter esistere altri 5 giorni o altri 10 giorni così, visto che si vive ormai alla settimana in questo caso. Le risposte sono state un po' vaghe, perché si è parlato di abbattere la sagrestia, che sarebbe questo il problema principale, però non si riesce a capire chi ha la vera responsabilità. Sono state nominate una serie di sigle, di enti burocratici, di percorsi burocratici incerti. E quindi la richiesta sta, come c'era stato detto, nel voler eliminare il più presto possibile tutta questa burocrazia e poter abbattere la sagrestia, e quindi rendere viabile la via Caccamo e via Toretta, che sarebbe anche una strada provinciale, tra l'altro, quindi non è una stradina secondaria. La vostra casa, così come tutte le altre qui intorno, è stata dichiarata inagibile nel piano di sotto, ma qual è il vostro futuro adesso? Il vostro futuro, qui la casa è parzialmente inagibile, perché al piano di sopra è agibile, al piano di sotto non è agibile. E chiaramente ci si aspetta che ci spiegano questo percorso, questo iter da poter seguire, quindi per poter avere un accesso a un aiuto, una sovvenzione. Gli aiuti, diciamo, che sono stati promessi anche dal governo centrale, però non abbiamo ancora una via, una luce che possiamo seguire. Quindi per il momento sono stati fatti in alcune case, in circa la metà delle case, i sopralluoghi della protezione civile, le schede sono state compilate, a ogni casa è stata assegnata una lettera, e quindi che corrisponde a un certo grado di danno e di inagibilità, e quindi abbiamo solo questo documento. Ci è stato detto di non far nulla per ora e aspettare le prossime indicazioni. Se si spengono i riflettori, il paese muore in 5-6 giorni, perché come ho detto prima, sono passati il 26 dicembre, oggi siamo alla seconda settimana di gennaio, e le persone devono poter continuare a lavorare. Una ricostruzione veloce delle scuole. A lanciare l'appello la signora Antonietta, maestra, perché sono i bambini che fanno comunità. Vorrei parlare non come un abitante di Pennisi, ma come un insegnante di questa piccola scuola che c'è da sempre. Vorrei la prima cosa che i bambini potessero ritornare qui, perché è qui che sono nati, è qui che hanno
vissuto una buona parte della loro vita, e se la scuola si potesse ricostruire anche con dei prefabbricati si potrebbe tornare a una quasi normalità, perché se si chiude la scuola, se non c'è più la scuola, un'altra parte del paese è morto. La scuola, i bambini rappresentano la vita in questo paese. Se vanno via, come già sono stati portati in un'altra struttura ad Aci Platani, chi rimane a tenere sul paese? E a proposito di scuola, in programma per questo pomeriggio nel plesso di Via Firenze un incontro di sensibilizzazione e informazione per gli insegnanti delle scuole colpite dal sisma del 26 dicembre. Tra coloro che saranno presenti il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Acireale, la professoressa Alfina Bertè, nonché l'assessore alla protezione civile, la dottoressa Palmina Fraschilla. Tra gli obiettivi prioritari dell'incontro rivolto agli insegnanti c'è la gestione emotiva dell'emergenza con gli alunni delle classi. Viabilità modifiche ad Acireale, istituito sino a cessato bisogno il divieto di circolazione anche pedonale su via Cefalù nel tratto compresso tra via Tarelli e 50 metri dopo il fabbricato sito al civico 9 della via Cefalù in pericolo di crollo, ma è stato anche istituito il senso unico di circolazione in via Tarelli dalla strada provinciale 116 a via Cefalù e in via Cefalù dalla strada provinciale 185 a via Tarelli. Gli aggiornamenti sul sisma provengono anche da Zafferana, sono quasi già un centinaio le ordinanze di sgombero firmate dal sindaco Alfio Russo che sanciscono l'inagibilità totale o parziale degli edifici a seguito dei danni arrecati dal terremoto. Sono 1322 sopralluoghi già eseguiti per la verifica dell'agibilità degli immobili nel territorio zafferanese, soprattutto nelle frazioni maggiormente colpite dal movimento tellurico. Dunque a Fleri, Poggio Felice e Pisano, a fronte delle 2289 richieste. Il numero degli sfollati si attesta sulle 501 unità. La via Vittorio Emanuele, la strada principale che attraversa l'abitato di Fleri, resta ancora chiusa per alcune criticità post terremoto non ancora del tutto risolte. Proprio quello della viabilità resta un nodo importante da sciogliere. Chiudiamo questa seconda parte del nostro telegiornale, ancora una pausa, a tra poco con la terza parte. Il 20 gennaio a Cireale si sveglia in festa. Dalle 6.50 del mattino, diretta televisiva su Etna Espresso Channel della festa del Santo Martire Sebastiano. Alle 11 la trionfale uscita, l'arrivo in Piazza Duomo e la storica salita di San Biagio, percorsa col Fercolo in spalla. La trasmissione riprenderà alle 15.30 con l'arrivo del Fercolo in Piazza Marconi a Chiazza e la benedizione dei devoti alla chiusura del mezzogiro. Dalle 21 saranno riproposte alcune fasi salienti della giornata e in diretta l'arrivo del Fercolo sotto l'arco del Vescovo, i fuochi di Viale Regina Margherita, per concludersi col passaggio da Piazza Duomo, l'entrata in chiesa e la chiusura della cappella. Le telecamere si riaccenderanno il 27 gennaio a partire dalle 19 con le fasi salienti dell'ottava. La festa di San Sebastiano, in diretta su Etna Espresso Channel, la TV al servizio delle ACI. Il centro analisi SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6. Le analisi vengono effettuate in sede. Il centro analisi SAEM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21, a Cireale, vicino la biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia.
Fornace 41, il piacere di socializzare. Tra un drink e un bicchiere di vino, ti incontri, ti diverti, socializzi e trascorri piacevoli momenti di relax. Fornace 41, drink, wine bar, sweet and soul, musica, eventi, cortesia e tanto altro ancora. In un'atmosfera unica, riservata ed elegante. Fornace 41, il social bar, ad Aci Castello in via Fornace 41. Fai un drink speciale, mettici un pizzico di te e tutto il mondo da scoprire da Fornace 41. Signor Canedda, siamo a casa nuova, si sveglia. Matt, che fu che è successo qui? Aiuto! E chi è me mondasso già tutte cose? E io pensavo che stavo sognando, ma questa è realtà, questa è magnificenza! Ti montano e desmontano da manco te ne accorgi, è un sogno! La Sicilia traslochi! Smontiamo, rimontiamo, imballiamo, trasportiamo, modifichiamo mobili e cucine nei nostri laboratori in tempi rapidi. Viaggi settimanali da e per il nord. Copertura assicurativa e la massima professionalità sul lavoro. Ma dove vai se la Sicilia traslochi non ce l'hai? Macelleria Cannavò, tradizione di qualità. I nostri animali sono siciliani perché nascono e crescono nella nostra terra, dove vengono allevati all'aperto con tanta cura e con alimenti naturali. Macelleria Cannavò fa parte del Consorzio Carni di Sicilia. Scelgo la qualità per la mia famiglia. Il Consorzio Carni di Sicilia valorizza la tipicità e qualità della carne bovina siciliana, certificandone la provenienza attraverso l'etichettatura volontaria. Macelleria Cannavò, gusto e qualità sulla tua tavola, con specialità pronto cuoci, che se vuoi puoi gustare anche nel nostro ristorante. Macelleria Cannavò, Viale Regina Margherita 1820, Aci Reale. Carne a sicilianità garantita. È arrivata, l'insalata già lavata. Bella. Fresca? Bella fresca. E nostrana, da Reda. Sulla Riviera Ionica coltiviamo le nostre verdure. Genuine, già pulite e pronte da gustare. Ci piace! Bella fresca, l'insalata siciliana a chilometri zero. Automobilisti, il Consorzio Autoriparatori Riuniti vi ricorda che tutti i veicoli sono soggetti a revisione, la prima volta dopo il quarto anno di matricolazione, successivamente ogni due anni. CAR, Consorzio Autoriparatori Riuniti, ad Aci Reale, in via San Girolamo 70, nei pressi della stazione ferroviaria. E in via provinciale per Santa Maria Ammalati 111, vicino la chiesa di San Cosmo. Revisioni in tempi brevissimi per tutti i mezzi a due, a quattro ruote, mezzi pesanti, bus, camion. CAR, Consorzio Autoriparatori Riparatori Riuniti. Consegnato dal vescovo Raspanti nella cattedrale di Aci Reale il crocifisso missionario ai 10 volontari guidati da Sebastiano Genco, che a fine mese partiranno per la Guinea-Bissau. Diversi progetti da voler portare avanti. Giornata dell'Epifania che nella cattedrale di Aci Reale ha visto dopo qualche anno il ripristino di un significativo momento religioso, cioè la consegna del crocifisso missionario ai 10 volontari laici, guidati dal diacono Sebastiano Genco dell'Associazione Amici delle Missioni, in procinto di partire per la Guinea-Bissau per la 21ª esperienza in terra d'Africa. Il crocifisso, un simbolo di fede e amore verso il prossimo per un aiuto concreto e solidale nei confronti di chi ha poco o nulla per vivere. Seguendo così il messaggio di Gesù, i 10 componenti dell'associazione si daranno generosamente da fare per circa un mese. Una funzione che tocca il cuore a chi vede, a chi sente, perché il nostro scopo per andare in Guinea-Bissau è umano, è di solidarietà, ma è anche principalmente perché noi ci crediamo che loro sono nostri fratelli. Quindi il dono del crocifisso ci aiuta ulteriormente ad andare avanti per il 21esimo anno. Quest'anno festeggiamo il 21esimo anno di aiuto, di stare in mezzo ai nostri fratelli di Bula e tanti altri villaggi. Tanto è stato fatto, ma a Bula e negli altri villaggi vicini non è mai abbastanza in questa tornata, anzi si intende portare avanti anche un progetto per dare una vita diversa ai bambini disabili che sono malvisti dalla popolazione in quanto considerati portatori di negatività
e per questi isolati persino dalle famiglie. Facciamo sempre più o meno le stesse cose, però in villaggi diversi. Già abbiamo iniziato il mese scorso, è andato uno di noi per fare le fondamenta di due scuole, perché loro sono un pochettino indietro come possibilità di fare bene le cose e quindi abbiamo preferito mandare uno di noi. E continueremo a fare diverse scuole, tanti pozzi. Vi ricordo che la temperatura è sempre 39-40 e quindi senza acqua, potete immaginare. E poi cerchiamo di metterci a disposizione, loro ci dicono cos'è che hanno di bisogno e secondo i loro bisogni cerchiamo di fare ciò che loro è appunto necessario. In modo particolare quest'anno faremo un'attenzione ai disabili, a tanti disabili che purtroppo ci sono in Guinea-Bissau. I temi della giustizia, del disagio familiare, della violenza tra le mura domestiche al centro di un convegno che si è svolto nell'antisala del Palazzo di Città di Acireale nei giorni scorsi, organizzato dal consigliere Sabrina Renne e dall'ex assessore Antonio Coniglio. Interessanti e mille riflessioni la conferenza dibattito sul tema Il caso Loris oltre il processo, storia di un'infanzia negata, ad intrattenere le centinaia di persone accorse, illustri ospiti che si sono susseguiti con interventi moderati dell'avvocato Enzo Di Mauro. Dopo i saluti di indirizzo da parte dell'assessore Palmina Fraschilla, la consigliera Sabrina Renna ha tracciato brevemente una cornice di riferimento del percorso che ha portato a trattare, tra i tanti affrontati in altre occasioni, anche questi profili, mentre Antonio Coniglio si è soffermato sul significato culturale e sulla necessità di intraprendere con le comunità ragionamenti su temi sensibili come quelli affrontati. Dopo la presentazione del libro sul caso Loris da parte degli autori, il giornalista Simone Toscano di Quarto Grado e Daniele Scrofani, avvocato di parte del padre di Loris, registrati gli interventi del professore Mario Danna, della dottoressa Maria Moschetto, garante sui diritti dell'infanzia, del criminologo Enrico Ladelfa e dell'avvocato Enrico Trantino. Quest'ultimo ha posto l'accento sulla eccessiva spettacolarizzazione della TV commerciale e della violazione di alcuni principi anche normativi da parte di certo giornalismo d'inchiesta. Le conclusioni sono state affidate al preside Alfonso Sciacca, che ha illustrato i meccanismi psicologici da sempre conosciuti mediante la letteratura e i modelli educativi positivi da promuovere e portare avanti nella società. È stata una manifestazione di alto livello, commenta la consigliera Sabrina Renna, che ha lasciato un segno positivo alle inaspettate centinaia di persone presenti. Questa conferenza, che ha affrontato profili sensibili e spigolosi, come il disagio familiare, si pone come tappa intermedia di un percorso iniziato qualche anno fa e che portiamo avanti con coerenza, abnegazione e con la voglia di sottolineare la convinzione che la politica debba occuparsi anche di temi sensibili per ritornare sempre più a ragionare e riflettere per proporre soluzioni. E adesso invece diamo uno sguardo al meteo. Pioggia debole al primo mattino, coperto per il resto della giornata, minime ferme sui 9 gradi, mentre le massime raggiungeranno i 12 gradi, venti da forti a moderati, mari da poco mossi a mossi. Finisce qui questa edizione del nostro telegiornale, l'appuntamento ritorna domani alle 13:40. Grazie per averci seguito.